Eccoci qua, un nuovo video. Questa è la Logna 2, transatlantico da non transatlantico, traghetto ad alta velocità. Con questa nave attraverseremo il fiume Hudson, di New York, America. Eccoci. Abbassiamo il vento. Ok. Time. Option. Ok, in questo momento siamo in acque profonde, cioè poco profonde, scusate. Dobbiamo stare molto attenti a tutti i fattori. Ecco che attivo l'ecoscandaglio. È il sistema che mi permette di vedere quanto fondo c'è sotto di me. Con questa profondità posso capire che non posso andare sotto i 3 metri. Andiamo a vedere. Design. No, niente. Quelli saranno 3 metri, anche 4. Ai 5 metri dovrò stare attento. Ok. 12 nodi. È la velocità minima per questa nave. Questa nave, come ho detto, è una nave ad alta velocità. Controlliamo bene la mappa. Ok, qui io penso di poter aumentare, dare potenza a entrambi i motori, ecco. Ok, già la velocità si è alzando, 30 nodi, 31. È un modello speciale, questa nave l'ho creata io. Appunto un modello speciale perché riesce ad arrivare a 47 nodi, una nave normale non ci riesce. Ok, comandiamo la nave qui dall'interno, stando attenti a dove ci destrichiamo. 34 nodi. Ok, portiamo la massima potenza. Eccola. Ok, 6 metri e 3, 6 metri e 2, ok, l'ecoscandaglio da segnale, ma dobbiamo comunque stare attenti. Vedete? Ecco, qui a 4 metri, ok. Districhiamoci per bene. Questa è una nave da alta velocità, ma anche una nave da fondo. Qui con questo fiume è già tanto che riusciamo ad arrivare a questa velocità. Cazzo, sta diminuendo. Ok, dato che trasportiamo passeggeri, è bene diminuire la velocità, arriveremo circa a 30 nodi. Sono comunque tanti, ma c'è più sicurezza, sicuramente. No, siamo arrivati a 36 nodi. Aumentiamo un pochino i fire rate. Arriviamo così a velocizzarci un po'. Cazzo.